A Città di Castello, ho fatto le scuole lì, poi sono andata a vivere a Milano. Non sono una di quelle che è diventata modella così per caso, è una cosa proprio che io ho cercato. Mi sono presentata in un'agenzia e così ho cominciato. Questa mia che ho letto poco tempo fa, Cioè? dell'aprile 1990, dove mi chiedevano: ma come molte tue colleghe, Monica, tu vuoi fare cinema? Io ho detto no. Era aprile 1990, ho detto no perché penso che per fare il cinema comunque ci voglia una preparazione, che non basta solo avere una faccia interessante. Ma che ne sa, scippa il culo? Io no, per carità. Come no? T'ho sentito Ma non sarà mica quello. È lei, è lei. Le mani te le tieni a casa tua, hai capito? Ma volevo solo aiutarla. Aiuta tua sorella, cretino. Ciao te. Ciao, Enzo. Hai fatto buon viaggio? Ho fatto tutto un sonno, non mi sono accorta di niente. Meno Fischio, un buonente sta stazione di Milano. Aiutata da un bravissimo attore che si chiama Max Grilli e che parla un po' tutti i dialetti lui, perché ha un orecchio fantastico. E così mi ha aiutato così ci siamo preparati insieme sul copione, in marchigiano, e all'inizio quando così mi hanno proposto ero molto spaventata, poi abbiamo cominciato a lavorarci insieme, piano piano. Una battuta si ricorda del copione, che vai, dilla tu, visto che è? No, la sai così perché? bene. Ah, no, aspetta, no, no, quella è un'altra, quella non si può dire. Mando devo andare. Ma? Dove devo andare? Cusci? Ma che accidenti Ah, ma devo poi ci fare, rendi, cusci devo tutta fare. acchittata? Ma che accidenti di lavoro devo fare, cusci tutta acchittata? Finite! Claudio Amendola, su Monica Bellucci. Ma io sinceramente, ora sembra veramente fatta apposta, però cioè, io ormai ci conosciamo da 2 anni, abbiamo fatto 2 film insieme e comunque io fino adesso difetti non, sinceramente non li ho trovati.